Benvenuti a questa nuova puntata di Passione Auto, una puntata dedicata al restyling di un modello di grande successo, il Mercedes-Benz Classe A. Grazie ad elevate prestazioni e un alto contenuto tecnologico, rende il lusso un'esperienza quotidiana, declinandolo come eleganza sportiva. Le sue caratteristiche sono proporzioni perfettamente equilibrate e massima cura nei dettagli. Possiamo dire che incarna perfettamente il nuovo concetto di entry luxury della Stella. Partiamo dalla parte frontale, dove si percepisce tutta la sportività di questa vettura. Lo si percepisce innanzitutto dai fari allungati e dalla griglia opportunamente ridisegnata. La sportività di nuova classe A la si percepisce anche con i nuovi cerchioni, che possono arrivare a una dimensione di 19 pollici, ma anche nel gioco cromatico che si può creare con gli specchietti laterali. Nella parte posteriore non passa sicuramente inosservato il nuovo taglio del faro, ma è sicuramente importante rimarcare la presenza della telecamera di retromarcia di serie su tutti i modelli. Tecnologia, eleganza e sostenibilità sono i punti forti di questo restyling. Salendo a bordo resterete davvero piacevolmente impressionati. Tra i suoi punti di forza vi sono il doppio display, ma soprattutto un volante ridisegnato, molto ergonomico, performante, dove i tasti sono intuitivi, ma soprattutto in pelle nappa di serie. La plancia ha un'unica soluzione di continuità, dove spiccano le tre bocchette rotonde a forma di turbina, ormai un must di Mercedes-Benz, che sono un omaggio al mondo dell'aviazione. Importante ricordare l'inserimento della porta USB-C, sempre più diffusa, e la possibilità di caricare il vostro telefono wireless senza l'ausilio di cavi. In questo restyling a livello di hardware e software si è fatto un grande passo in avanti. Il sistema MBUX di ultima generazione non solo è intuitivo, ma anche in grado di apprendere. Ciò vi permette di guidare in assoluta sicurezza, ma anche col massimo comfort. Sotto il cofano 150 cavalli, di cui 14 di booster elettrico. I nuovi motori elettrificati MyHybrid sono a 4 cilindri con 7 o 8 rapporti di serie. Tra le novità vi è il nuovo motorino di avviamento a cinghia, che migliora il comfort e l'esperienza di guida, garantendo ad esempio una partenza con minori vibrazioni. Per chi invece è alla ricerca di forti emozioni e super performance, il restyling 2023 di Mercedes-Benz Classe A è ovviamente disponibile anche nella versione Hangar. In questo caso le linee sono ancora più graffianti, sprizza sportività da ogni poro. Ancora una volta sono i particolari a fare la differenza, a partire dallo stemma frontale per arrivare alla griglia con liste verticali tipiche del brand, dove spicca la scritta Hangar. Restando in tema di sportività, non passa certo inosservato il cerchio stellato da 19 pollici che fa parte del pacchetto Night. A vostra discrezione le pinze Hangar, argento o rosse. Il volante è sagomato, in alcantara e ben definito nella parte bassa troviamo il logo Hangar. I comandi al volante sono facili e intuitivi, ma soprattutto permettono di scegliere sia l'assetto sia la modalità di guida. Ciò che fa di questa vettura una vera e propria bomba sono i suoi 306 cavalli. Monta un motore MyHybrid che eroga 10 kW di potenza, che danno uno scatto ancora più bruciante. Nuovo è anche il cambio, con 8 rapporti e doppia frizione. Per oggi è davvero tutto. Se ancora una volta siamo riusciti a incuriosirvi, restate connessi per una nuova puntata di Passione Auto.